Eccomi qua, eccomi qua. Grazie a Zalvo per i 100 bits. Ecco qua. GoPro Hero 9 ufficiale. Caratteristiche e prezzo. $4,79 o $3,79 con un abbonamento a GoPro di un anno. Ok. Storia. Audio stereo RAW, Time Warp 3.0, nuovo display frontale che è la roba più ficcante di tutte, touchscreen posteriore più ampio con zoom tattile. Porca troia, veramente? Tanta roba. Tanta roba. Grazie a Dolnar per i 30 mesi, Slim Paul per i 39, Gaysboro questa next gen, The Wanderer per i 26 e Tempus Templare. Buonasera signor Gattone, 3 mesi di ficcanza e via per i qua, per i 4, grazie mille. Che palle. Non pensavo uscisse così velocemente. E vediamo l'aggiornamento. iOS 14. Nada. Non so ancora se la prenderò, ma le conferenze mettono sempre hype. Speriamo. Dai, un minuto e venti e ci siamo. Un minuto e venti e ci siamo. Belli de nonno. Thank you. Ah, la vita loca. Ficcati? Ah, sì, mi ricordo. Guardando la cosa della GoPro. Ah, se hai l'abbonamento paghi di meno. Ragazzi, io non so perché state continuando a chiedere se ci sono altri ospiti. Non ci sono ospiti. Basta. Adesso basta. Basta. Grazie a Dazza per i suoi 3 mesi. L'unico numero che ha tante lettere quanto la cifra che indica. Grazie Giacomo, ho già 2 mesi. E mi è rimasta impressa questa cosa. Mica pochi, ma neanche tanti. Sì, confermo. Ricordo. Grazie a Joestar per i suoi 3 e De Plazi per i 2. Che sei, biondo? No. Ah, sì, mi ricordo. 40 minuti a parlare dell'SSD, non credo. Oh, sono le 22! Beh... Grazie a Ferro per la sub. Oh, eccoci. A posto. No, bravi. 22 un minuto, ma ok. Ci siamo. Ci siamo. Contiene roba matura. Questa è casa mia. Sentila. Grazie a Flex per i 46 mesi e Fake Cova per i 5. Scusatemi, ma adesso cerco di stare attento e vediamo. Each time I awake, this planet seems somehow... Ci sono i sottotitoli? Sì. Others can't. I sense the power that flows through this land. Yet
You do not fully understand it. But whatever comes. Fare il gioco del gatto. I will be ready. Okay. Let's do complimenti this. Al B-Train. Vai. Mi ero dimenticato che c'è anche la fotocamera. Sono autogenerati. No, meglio di niente, dai. Il seguente contenuto è fatto da un PC che emula la PlayStation 5 Experience. Quindi va di merda. Adesso ci fa vedere che fa schifo e poi dopo la Play 5 che va da Dio. O è giusto per essere trasparenti? Ah, sì, mi ricordo. You all know the target. Shiva's dominant. And only the non ho capito dominant. Questa scelta. How do we even know the ma è, no, non è Final Fantasy, è coso? Our kind do not question no, sì, è Final Fantasy, avete ragione, niente. Non so perché pensavo a... non mi viene il nome. Sergeant, let's summon their icon. Grazie a tutti per il 31 mesi ed Antonio per i suoi due. Dici esclusiva? Our foe will not relinquish their mother crystal easily. This will be a bitter fight. You should not be out of doors. We have discussed this. Come, Joshua. Your father will be expecting us. Comunque non credo siano autogenerati i sottotitoli, perché sono giusti e anticipano anche le parole delle volte. Temporale, dici? What do you mean you refuse? Il gameplay sembra quello del 15. Ma dite che è il 16, così? Cazzo. It was the Dalmex who drove back. Purtroppo non avendoli giocati non saprei dirvi se è un remasterone o quantomeno roba già vista. Per me è tutto nuovissimo, non vedo personaggi iconici. Mi piace molto lo stile medievale. Imperial Vipers. Do they really mean to invade us? No, se che prendi come 15 io una chance gliela do. No, Vale, non è possibile che non sia Final Fantasy. Cioè, ci sono i Chocobo. Ci sono i poteri. No, effettivamente sono un po' differenti. Cioè, sembra proprio Final Fantasy. Visto The Witcher. Sembra figo comunque. E poco giapponese. Parte qualche cagata classica. E l'engine grafico, che quello è super giapponese. The legacy of the crystals. E Pokémon, vedi, sono i leggendari. Immagini se Final Fantasy Zero, come tutto ebbe inizio. Prequelone. Grazie a Lorenzo per i suoi 10 mesi. Sekiro 2 ovviamente, certo. Crystal Chronicles. No, ho capito che sono tutti scollegati, però magari con lo stile. Era un anticipo. No, niente, 16. Va a farci le pippe. No, un altro nome. No, no, no. No, capito che non sono collegati. Era magari un... cosa. Cazzo! Esclusiva! Madò! A meno che non abbiano fatto il trucchetto che poi è temporale. Se questo qui rimane esclusivo è una bombona. Avevalo un PC, grazie al cazzo, ragazzi. Allora, il PC non lo mettiamo in conto per queste conferenze. Se no, grazie al cazzo. È esclusiva. È esclusiva.
L'ho letto che era disponibile su PC. Grazie Gelirio per i 25 mesi. Il PC non lo dobbiamo considerare, è una roba a parte, va bene? Ecco, l'uomo ragno. Cazzo, che bomba. E grazie anche al pane tostato per i 13 mesi. Qua invece vedi che c'è una differenza che sembra molto simile a quello vecchio, anche graficamente. Questo qui è esclusiva PlayStation 5? No, no, bombissima Final Fantasy esclusiva, sì, sì. No, graficamente è in linea col 4. Però avrebbe senso... Ah, mi fanno vedere gameplay? Eccolo. Allora, non c'erano così tante luci e così tante cose durante... Coso? Durante... Spider-Man per PlayStation 4. Così tanti effetti. Però graficamente mi sembra sì PlayStation 4. Finalmente una città in cui c'è qualcosa, sono d'accordo. Still hard to think of mom as a politician. She's been a teacher my whole life. Similar skill sets, right? Rallying people, educating them, making sure they don't throw things. No, ma at each other. Perdonate se torno sull'argomento. Hanno garantito che è esclusiva PlayStation 5 questo, quindi Play 4 niente? Hi, I'm Brian Horton, creative director of Insomniac Games. We're excited to show you this first look at gameplay from Marvel Spider-Man Miles Morales. Our story picks up 1 year after the events of the first game. Ma i riflessi nelle pozzanghere io me li ricordavo anche su Play 4, ragazzi. Grazie a sto Fino per 11 mesi. Ricordo male? A high-tech criminal army led by the Tinkerer starts to break out. In this gameplay sequence, captured on PlayStation 5 hardware, the Underground attacks Roxxon, sending the rally into chaos in a fight that spills onto the Braithwaite Bridge, where the Underground tries to steal Roxxon's experimental energy source. Non così? Let's take a look. Sembra un filo meglio. Beh, che sia un filo meglio me lo aspettavo anch'io. Aspettavo qualcosa di più, ecco. Però vabbè. Cosa? iOS 14? Ma questo personaggio qua non era... No. Non era lo zio di Miles. È diventata la zia? Vediamo se iOS 14 è uscito nel frattempo. Sì! Installiamo. Molto figo. Boh, non mi sta facendo wow, non mi... Dopo Final Fantasy bomba un po' meno. Gameplay. Ok, come effetti particellari siamo ben al di sopra di quello per Play 4, però. Questo sì. Miseria. Va bene. Già molto meglio. Sarà una roba super psichedelica da giocare, ma molto figo. Ma non credo ci sia l'RTX, ragazzi. O almeno non sto notando nulla che mi faccia pensare che ci sia. Cioè, a parte che con questo bitrate, che cazzo vuoi capire? Ci sono dei riflessi molto fighi. Da lì a dire che è RTX, non so... Non mi pare. Si vedono i riflessi delle pozzanghere e le fiamme. Sembrano riflessi abbastanza tranquilli, non una roba così incredibile. Prove. Grazie a Badasso Isauro per la subscription. No. Non per me che sto guardando a 480p. No, beh, è pieno di effettini comunque. Un sacco di... 60 frame?
Secondo me sì. Grazie Iaco per i 10 mesi. Secondo me sì. Figurati se non lo metto in un gioco al lancio. Ma allora, considerando che al lancio secondo me è difficile, che al day one, che ce l'avevo già pronto, non lo so. Mollalo. No, premi quadrato giustamente. Ah, ce n'era ancora uno dentro, ecco perché. L'autobus! Ce n'era dimenticato. In serio? Come 2 ore? Va bene, 2 ore allora. Per aggiornarti a iOS. Grande classico, adesso si mette lì e fa così. No, che figura, Miles. Eccolo là. Gli effetti RTX si notano come? Allora sarò io. Non mi sembra di vedere tutta questa grande roba RTX, sinceramente. Non con questo bitrate. Ecco, già lì sulla vettura sì, assolutamente. Se ci faccio caso, alcune superfici riflettenti sembra. Però, ribadisco, dire che è RTX non è una garanzia. Semplicemente magari hanno fatto benissimo i riflessi. Molto figo. Molto figo. Grazie al calzino per i 24 mesi. Sul costume? Non ho visto. Stavo notando altro, sinceramente. Non male, comunque. Non male. Sembra proprio bello. Ho le del 2020 e lancio, praticamente. Io voglio vedere la data e la lineup. No, holiday. A meno che non esca in holiday anche questo, al lancio. Bastardi, però. No! Davvero? Magic. Cazzo! Powerful binds together our long history. No, ma dai, veramente! Is the legacy of Hogwarts. Brividini! Cazzo! It is time to add your own story. Avevamo perso tutte le speranze, minchia! And quite possibly shape the future. Mamma mia, sono tutti brividi. Cazzo! Every corridor, every portrait, every stone. No, lo voglio adesso. Tells the story. Witches and wizards who came before. Minchia! Here you will meet lifelong friends and grow into your own magical abilities in the classrooms of the world's most talented GDR. And while your journey begins at Hogwarts, brewing potions. Però sembra avere una trama e una cosa a parte. Mastering spells. Bellissimo. There is a larger world beyond these walls. A world filled with dangers you can't yet imagine. An ancient knowledge. No, vabbè, ma che cazzo sto guardando? That strange and mysterious talent you possess may be the key to unlocking this. Sì, alcune cose sono un po' una merda, però. Che bello! Sembra super vario e pieno di roba. Puoi anche metterti una maschera o capire? The journey ahead will reveal what you stand for. Ti prego, fammelo uscire anche sul PC, però questo. The choices you make now will define the legacy of Hogwarts. Aha.
Ma vaffanculo, va. Però non ha detto che è esclusiva questo. Quindi è plausibile pensare che esca anche su Xbox e su PC. Che figata. Che figata, cazzo. Che bello. Però neanche questo nel lineup di lancio. Hi everyone. No, non è esclusiva, non uguale anche PC. Non è esclusiva, vuol dire anche Xbox. One of our goals as developers. Ma perché rip Xbox, Neon? Perché mi tocca leggere queste cose in chat? Is making that happen. With the power of the new console, we've been able to significantly enhance the overall experience. From what you see in the world, how it feels in your hands, to what you hear around you. Sono in app, lo voglio adesso. In Black Ops Cold War, you'll be transported to the year 1981. In the middle of one of the most dangerous times the world has ever known. Non me ne sbatte un cazzo, posso dire, non me ne sbatte un cazzo. The following is a portion of the first campaign mission, where you've been given the name of a high-value target linked to the Iran hostage crisis. Adesso conferenzona, sì, poi adesso stanno prendendo il tempo a romperci i coglioni con Cold. Sì. Kasim is out of the picture. How long before we get Arash? The team arrived in Turkey a few hours ago. Questo mi ha intrigato un sacco, però boh, vabbè, ben già visto, sappiamo già. Non sono così in hype. Sembra molto figo, però. Sembra molto figo e sicuramente lo proverò. Anche perché la Guerra Fredda non è una guerra che viene vista spesso nei videogiochi. Sembra figo. Non sono riuscito a inquadrare bene il gioco di Harry Potter. Allora, visti i gameplay, sembra un action RPG in terza. Perché ormai 2 anni fa, mi sa, un anno tutto, hanno leakato un mini gameplay di Harry Potter, che era un action in terza. Immagino anche RPG, perché dovevi fare le varie lezioni, probabilmente... Ha parlato anche di scelte, quindi magari diventi più bravo in pozioni, più bravo in incantesimi, non lo so. Online? Ah, ostia, sai che non l'ho visto come online. Non ci ho pensato, non credo. Questo laser che non viene individuato mi fa male. What the fuck? Just iced everyone in a truck. That's gotta be a rush. Hold fire. We need a positive ID. Ma può essere anche online in realtà. Abbiamo notato alcune zone graficamente non straordinarie. Ma boh, non lo so. Andiamo a vedere. Ma cos'è? Sniper Elite? Comunque, adesso io non so da dove lo stanno facendo vedere questo. Se lo stanno facendo vedere da PlayStation 5, mica male, eh. Qua sì che si vede molto meglio i riflessi, le luci, il foyers. Beh, guarda qua le pozzanghere come sono fighe. Da Play 5 questo? Ah, dopo Final Fantasy tutti PlayStation 5, ok. E minchia, niente male, sembra un PC. Cioè, allora, adesso io non ho giocato molto l'ultimo COD. Però così a occhio potrei dire tranquillamente che è anche un PC. Però è un altro multipiatta, è un... Vabbè, è un DLC tra l'altro. O no? O è stand alone questo? Crew, immagino anch'io. Immagina che storia. I super cattivi della vita con il mega elicottero bombardiere sconfitti da una Jignico. Ma allora, perdonatemi, a
ammetto di non aver seguito così tanto COD. È un nuovo COD allora, non è un DLC. Ho detto una strozzata. Grazie Matte per 5 mesi. Eh no, vedi, a Black Ops? Ah, sì, mi ricordo. Holiday 2020, sì. We hope you enjoyed that sneak peek at the campaign. Ma il nome è Black Ops che mi incasina, il nuovo COD. Okay. Non so perché lo chiamano Black Ops, pensavo che fosse un DLC di Black Ops. In the story campaign, Cold War features the next generation of multiplayer online combat. Okay. And an all-new awesome zombies non sono un fan today, di Cold, special sapete, honor to announce on behalf of my friends at Treyarch that the PlayStation community doesn't have to wait to play multiplayer. Sì, però basta, starting figa, Friday, fammi vedere PlayStation altro, sei partito la grandissima. Mi hai spaccato la mascella con And for coso. Those of you that are watching at home on your PS4, dai, iscrivetevi you can preload per l'alfa, the experience così, starting tomorrow. We can't wait to see you online Friday. Non vedo and l'ora, the non vedo l'ora. Enjoy dai. The rest of the show. Dai, sì, mi piacerebbe. Cazzarola. COD si divide in serie diverse. Quelle famose sono Modern Warfare e Black Ops. Sì, ma quello appena uscito. Cazzo, sono un coglione. Quello appena uscito è Modern Warfare, non Black Ops. Ecco dov'era il punto. Vedi che sono stupido? Sono stupido. L'ultima uscita era Modern Warfare, non Black Ops. Sono scemo. All clear. Long move. Chris? What the hell? Take him away. Ah, è coso. Resident Evil. Vabbè, che anche questo immagino non sia esclusivo. In life and in death. Cazzo, se mi dicono che Resident Evil 8 è esclusivo, mi spoglio nudo. The bell tolls for us all. E piango un po' perché ero quello su PC. Again. Cioè, vabbè, esclusivo console sarà. Ma non credo. Mamma mia, che cacchina che. Che bello, però l'ambientazione mi piace tantissimo. Mia. Quit being so paranoid. Long ago, a young girl went with her mother to pick berries for her father. Carino con la storia narrata così. But the forest greeted them with a dark, cold silence. A me piace un sacco perché i Resident Evil praticamente ti mettono dei mostri, tra virgolette classici, appunto come gli zombie, e in questo caso i licantropi, però te li giustificano con il virus. Se non avessero giustificato col virus l'avrei preferito tantissimo, sapete? Horror classico, non serve lo sci-fi. Sono gente completamente fottuta di cervello. L'avrei preferito tantissimo. Invece il virus ti sembra. It's just a local tale. Insomma. Tale non scritto così. Bello, bello, bello. L'avevano già data una data di questo, solo 2021. If it's just looking, window shop away. Vabbè. 2021. E non è esclusivo. Vabbè. Però io volevo la lineup di lancio di PlayStation 5, tesori miei. Per adesso che cazzo c'è? Spider-Man. Che palle questo. Anche questo è già visto. E Deathloop non so se sembra divertente questo gioco. Sembra divertente. Però boh, è da provare. Black Reef is a puzzle. And each visionary is a. Ti immagino sia solo competitivo online questo, non credo abbia una trama. I am a respected scientist. I've done so many loops. Bene, I've learned to run circles around him. Grazie Sara per la sua. Hey, over here! I'm coming for you! No, invece questo sembra.
tempo, non lo so. Gli altri non usano i poteri, quindi mi sembra proprio trama questa cosa. No, vedi, questo è un altro giocatore. I've tried taking my targets out one by one, more than I can remember, but there is never enough time. I go after one, another lives. È da provare. Right now, sì, è simile a Dishonored, però non lo so. È probabile magari tutto online con anche i bot, sì. Everybody shut up! This is my jam. Tra l'altro non è fatto da quelli di Dishonored. He never makes it to the party. Something keeps him home. Cole, you there, buddy? Here's the invite to the party. And here's why Igor blew it off. He made some kind of scientific breakthrough that morning. I did it! I did it! It works! That he makes every morning. Unless I get there first. Beh, no, allora, tre bombe non è vero. Vi ricordo che stasera noi non ci dobbiamo far distrarre, anche se abbiamo il cazzo durissimo per Harry Potter. Noi vogliamo la lineup di lancio di PlayStation 4. Ok? E per adesso c'è solo l'Uomo Ragno. Fighissimo Final Fantasy. Ma una killer app da paura Final Fantasy. Ma io voglio sapere, al lancio, quando esce sta benedetta console, che cazzo mi dai dentro? Perché noi adesso stiamo valutando se ha senso acquistare la next gen al lancio. Non se comprarla o meno, è giusto per discorrere. PlayStation 5, scusate. Esclusiva Final Fantasy 16, sì. Gran bombissima quella. Sì, diciamo che stanno prendendo un po' troppo tempo con Hyperloop, che come cazzo si chiama, che hanno già fatto vedere. And you just ran out of time. You keep forgetting, Colt. I'm not like those other idiots. Ma GTA 6 comunque non è una roba che sarà mai esclusiva, comunque. Ve l'assicuro. Grazie Apple Ultral per i suoi 15 mesi. Mancano 10 minuti, è vero. Secondo quadrimestre. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Algo. Che twist? Cioè, questa è esclusiva? Scelta strana. Grazie Dippa per i 12 mesi. Ok. That day, if our positions were switched, would our fates be different? Devi mai cry? Would I have your life and you mine? No. Sì. You a demon. Sì. È una merda questo bitrate, ma immagino che il gioco sia bellissimo una volta giocato per davvero. Quanto non rende, porca miseria. Grazie a Berserker per i suoi 8 mesi. Bella roba. Ti immagini se anche questo me lo fanno esclusivo? A caso? Madonna, quanto veloce. Aia. Rest in peace. Che disastro di roba a schermo. Madonna, è diventato un muso. Porca troia. Devil may cry.
Hanno portato 5 su PlayStation 5. Grazie a Roby per i 36 mesi. Adesso siamo agli sgoccioli. Ci dicono tutto. Grazie a Marxers per i 34. No. No, non è roba nuova. Outer Worlds? What are they doing? No. Did those fugitive morons burn down their own hideout? Cos'è questo? Sounds idiotic, but that's exactly what it looks like. Oddworld, bravi. Bad Quama for burning. Ma anche questo è incredibilmente Oddworld invece non è esclusivo. Hi, I'm Lorne Lanning, creative Ciao, director Lorne. Of Oddworld Soulstorm. And we're excited to bring you an all new exclusive trailer from the game. Here, our unlikely hero, Abe, finds himself fresh off the back of freeing his people from the nefarious Rupture Farms. He thinks the journey is over, but soon discovers it is only just begun. Io mi ricordo, ragazzi, che quando l'hanno presentato avevano detto che non sarebbe stato esclusivo. The obstacles are more devious, ricordo it's male. All made possible by the power of PlayStation 5. Enjoy. Sì, power by PlayStation 5, insomma, non sembra proprio, ma va bene. Sempre stato esclusiva, però mi pareva che avessero detto che non lo era. Guarda lì il potere di PlayStation 5. Sono tutti compenetrati, santo cielo. Non si poteva evitarlo. Vedi? Non hanno detto che è esclusivo. Strano comunque che non si siano ripresi un'esclusiva così. Vabbè. Comunque di tutto il potere di PlayStation 5 l'ho visto. E non è esclusivo, infatti. Gregory, your friends are worried about you. They're here with me. Please come out. Cazzo, però Gregory, ma che relata di roba già vista. Questo qui non è quello horror del manicomio. Del manicomio. Che figo quel mostro. It's been such a difficult day for all of us. No, questo è Five Nights at Freddy. Play a game together. It won't happen again. Sì? Che twist! Minchia, che salto qualitativo, complimenti! Gregory, be still. Eh sì, è FNAF, ragazzi! I think she's found us. Guarda, se non è fatto con le telecamerine di merda, quasi quasi ci penso. Security breach. Tutto qua. Non ha data né niente. E neanche questo è esclusivo. Grazie a Raiden per 29 mesi. Ancora la lineup per ora comprende Spider-Man. E basta. Sono un po' preoccupato per questa next gen. Demon Souls. Day One? Secondo me no. Ma se lo è, viene giù tutto. Sì, ma Devil May Cry è un porting, ragazzi. Non vedo carichi con Knack 3. Questo, quando esce, super serie per sempre. Ci gioco tutto il giorno, tutti i giorni.
Che lavoretto comunque, di... Cazzarola, che lavoretto, ribadisco. Bestia. Ovviamente c'è il bitrate che me lo fa vedere malissimo, Però... Mica male. Mi ha incazzato questo qui. Sì, ma shotta tutti, è fortissimo. Ma sta cheatando palesemente. Sì, ho capito, ma... Che cazzo di gioco è? È facilissimo. No, questo non lo secca, guarda che... C'è il blu in faccia, è fortissimo. Questo è almeno 3 colpi. Ucciso con riposto. Vabbè, ma ho capito! Ma è facilissimo! Speedrun no damage! Grazie Robby che regala la sub a Foxy! Cita per non fare figure di merda in live! No, bellissimo, per carità! Però mi sembra un po' irrealistico che shotta tutti! Poi non l'ho giocato, non ne ho idea, ma... Si ammazzavano tutti così, con un colpo, con una spadata? Sarebbe bello vederlo un combattimento, due robine. È la modalità easy. Questo è il tutorial iniziale del gioco. Anche in Dark Souls, nel tutorial iniziale del gioco, non era così easy. Poi non ho giocato Demon, ribadisco. Però non andavano giù con una botta i non morti nel tutorial. Cioè, lui ha parato comunque un mostrone gigante. Finalmente. Vorrei vedere. Che figata. Bestia. Questo lo conosco grazie a Parida. Ah, è bellissimo. Grazie Nico per la sub. Niente da dire. Ok. Attenzione. Attenzione. Grazie Robby che regala la sub a The Sky, Dr. Paolo Roberto, Cap Mad Murdock, Valley Duke e il Cavacar. Riccardo, dai una cospicua. Ma scusa, non hanno detto neanche che è esclusiva? Esclusiva? Sai che non lo so. Cioè, io l'ho dato per scontato che Demon sarebbe stato... Bravo, bene. Ok, Spider-Man e Fortnite. Io ho dato per scontato che Demon sarebbe stato esclusiva. Però il fatto che non l'abbiano specificato mi pare un po' strano. Vabbè, PlayStation Studios. Grazie al cazzo, avete ragione anche voi. C'era scritto PlayStation Studios prima. Sì, sì, assolutamente. Sì, esclusivo per forza. Avete ragione. E noi che non l'hanno detto dopo, l'hanno detto solo prima. Nuovi plus benefit. Ok. Ok. Bello. Ok.
hanno fatto il loro Game Pass. Ha parlato di utenti plus, eh. Mamma mia, che bello. Che fortunati. My name is Marcus. My name is Kara. My name is Connor. Se hanno fatto anche il loro Game Pass come Microsoft, cambia tutto quanto, eh. Batman, ma sono molti giochi sono gli stessi, tra l'altro, che sono anche nel Game Pass. Oltre ovviamente le esclusive. Cioè Final Fantasy, Monster Hunter, cos'altro è che era incluso? Resident Evil, sono tutti giochi che sono anche nel Game Pass. Fallout, anche Mortal Kombat X era disponibile. E anche i titoli della Electronic Arts. Batman. Non è, no, aspetta, non è chiara questa cosa. Cioè, sono titoli che tu puoi avere già avendo l'abbonamento al Plus? O sono i titoli retrocompatibili? Ah, scaricabili gratis e basta. È un regalo che ti fanno al day one. E non ho capito se è per la retrocompatibilità. No, sembrano giochi gratis per il Plus, sembrerebbe. Però one shot, cioè tu compri la console al day one e ti regalano questi titoli. Oh, non male comunque, interessante come cosa. Buona, buona cosa. Mica, c'è il plus, ti scarichi i giochi gratis, va bene. Quanto è cicciona sta roba, mamma mia. Ah, ma la basetta serve anche quando è dritta? Questo serve a grattare il grana. Sì, è un render, non, è, non fate tanto i figli. Fammi dimmi il prezzo. 4,99, 3,99 confermato, ok. Giappone, quindi ci inculiamo e ci arriva pure una settimana dopo. Perché? So now you know. Thank you all for joining us today and for being part of this amazing journey. It's your passion as fans of gaming that drives us to deliver a truly new generation of experiences on PS5. From everyone at PlayStation, we appreciate your continued support. 100 euro veramente? Sì, vabbè, l'avevamo pronosticato. Look forward to you getting your hands on PS5 very soon. Ma perché la settimana? To close, let me leave you with one more quick look. È veramente strana sta cosa. Per il Covid. Vabbè, ma a sto punto le fai uscire tutte il 19. Cioè, una settimana e niente. The time draws near. Grazie a Gabbo per i 9 mesi. Sì, però guarda che se non mi dici neanche 2021 io vengo lì e ti picchio, pezzo di merda. Non si incuriosisce la gente così. Ti immagini Day One. You must prepare yourself. Ovviamente, ce lo aspettavamo tutti. Sì. Ah, fa il culo, vabbè, me lo immaginavo. Non male, non male. No, il 2021 sarà sicuramente un anno super interessante, però ancora al day one non ci vedo motivo per cui comprare PlayStation 5. E neanche la One X, per carità. Cioè, Series X, perdonatemi. Sarà un lancio un po' così. My head's
Li picchia lì. No, l'ha detto 2021. Super bomba comunque, Final Fantasy. Se la sono sparata subito quella. Super bomba. Vero Glaze? Com'era quello? Mamma mia. No, no, sono super in hype anch'io per Harry Potter, assolutamente. No, è vero. Allora, se uno oggi vende PlayStation 4, si fa il Plus e la compra al Day One, con tutti quei titoli lì, ha un sacco di roba da giocare. Però, stesso discorso, se tu dai dentro la tua Xbox One, ti compri Series X, col Game Pass hai ancora più titoli di quelli da giocare. Però, cioè, sì, i titoli ci sono perché ci sono. Ma io mi aspettavo da entrambe le parti delle mega bombe, almeno un titolo esclusivo al Day One. Quel titolo che ti fa vendere la console, almeno uno. Un peccato. Please, please. Non hanno parlato di retro compatibilità. Ancora sta cosa qui non è chiarissima. Non è chiarissima. Boh, vedremo. Tanta bella robina comunque. Tanta bella robina. È interessante. Gran conferenza. Gran conferenza, assolutamente. Fortnite c'era effettivamente. Sì, ma Spider-Man non sarà il giocone. Non è Spider-Man 2. Sarà una roba un po' più piccolina. Sai che non hanno detto quando aprono i pre-order, effettivamente. Era importante. Grazie a Jerez per i 31 mesi. Mi tira il culo aspettare una settimana rispetto al resto del mondo, però. Un tavolo buono che conosco il proprietario. Una settimana? Perché? Grazie a Dazra per i 17 mesi. Non è knack. Effettivamente. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Algo. Si compra su Amazon US col VPN. Ok, ma non te la spediscono. E poi ti arriva con la spina sbagliata. No, Ratchet non è al Day One. Non hanno detto niente effettivamente di Ratchet. Per bacco. Sei abituato troppo bene. No, è vero. No, no. Gabriel, è verissima questa cosa. Però, cazzo, negli ultimi anni non è che sono abituato bene. Mi sembra un po' una stronzata che ci sia una differenza di una settimana. Nel 2020. Capisco, negli anni scorsi avevano un sistema di mercato che era una roba sì, diversa. D'accordo. Oggi... Grazie a Rana Blu per gli 11 mesi. Non hanno detto neanche le specifiche delle due console, tra l'altro. Boh, vabbè, ragazzuoli, io vi ringrazio e vi auguro una buona e dolcissima notte, perché alla fine abbiamo fatto le 23, sarei un po' stanco. Prenotazioni oggi? E allora vado a spendere dei soldi. Grazie ad Andrei per i boschi, è l'ultimissimo! Per me usare le spedizioni, sì ci sta, però... Boh, non lo so. No, non è esclusiva, Harry. Un tavolo buono che conosco il proprietario, ma c'è... Specifiche si sanno da mesi. No. Sony ha detto le specifiche di entrambe le console, la differenza se una più hard disk dell'altra, non mi risulta. Tra parentesi c'era l'asterischino che diceva Cina più tardi non sappiamo quando. E vabbè, però quello lo posso capire.
Sul blog Sony ha scritto che Spider-Man esce anche su PlayStation 4. Com'è Harry Potter cross gen? Ma nel 2021 Harry Potter? Titolo di punta Fortnite, sempre e comunque. Ragazzi, comunque. Dopo guardo, guarderemo magari con calma domani mattina. Che non so cosa cazzo giocare, tra l'altro. Quindi vi auguro una buona e dolcissima notte. Che cazzo di giorno è domani? È giovedì. Ok, domani è giovedì. Brutta, se esce anche su Play 4. Sembrava, però vabbè. Ci vediamo domani mattina con un gioco misterioso e... buonanotte, belli. Cozzi! Cozzi!